Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video delle Cubo Lucky Block da solo. Io sono il bianco cantameccio, il verde e il rosso, come tipo in ogni partita, perché ogni volta la mappa non cambia, quindi top. E oltretutto quella accanto a me, ovvero il verde, non c'è più, molto interessante, quindi se n'è andato. È un'ottima cosa perché almeno ho un nemico subito in meno vicino e non è affatto male. Cosa ho trovato? Una spada lezza era. Oh, ma se n'è andata. Ma... cos'è successo? Ragazzi, io so che hanno aggiornato i Lucky Block, hanno messo cose nuove, non so se ne hanno levate altre, però hanno comunque cambiato un pochettino di cose ora e ci sono robe diverse. Oh, ma la spada lezza ce l'ho ancora, ma quanto fa? Oddio, questa spada qui sciotta, questa spada qui sciotta. Ok, ho trovato anche l'arco, la strega. La devo usare veramente bene, a 250 di danno fa. E questo cos'è? Lo chiamava in modo strano, era un lucky... No. Ma ci sono i cani che mi inseguono. E ora? Ok, ho trovato anche l'ossidiana qui. Sì, ma... ma che casino è la mia isola? Ci sono troppi mob. Troppi. E io ovviamente ora spawno lì e tipo ci sono ovviamente tutti i cosettini intorno. E provare a recuperare un po'... se recupero le fireball ce la faccio. E questo è il punto. Ok, perfetto. Perché mi basta fare così e si uccidono tutti. Ok, perfetto, almeno mi sono levato ritorno i cani, che stanno veramente raspando. Ah, questi sono lucky block normali. E ora? Cioè la uso così la spada. Vabbè, era l'unico modo ragazzi, se no avevo perso perché non potevo più andarmi da lì veramente. E come cosa secondo me era un pochettino più grave. Ok, qua l'Envil mi hanno ucciso e io non so veramente cosa fare ragazzi, perché... oh, un'altra spada lezza. Interessante, ma allora non è... o forse è rare, sono io che ne ho trovate tipo tante, perché come al solito c'ho la fortuna. Fortuna che stavolta... non si è dimostrata più di tanto, perché ok, ho appena trovato lo stecchino, ma il piccone non c'è. L'ender pearl non ci sono, l'estratto non c'è. Ho trovato un arco strano però, dovrei vedere cos'è. E... arco spettrale, la freccia lanciata da questo arco, non appena vengono a contatto con qualcosa, spawna uno scheletro wither o normale. What? Uno scheletro wither dovrebbe spawnare? Ma come spawna uno scheletro wither? Cioè, ma quindi... io se tipo lancio questa roba qui... di qua spawna il wither. Ah, lo scheletro wither, quello scheletro lì, non il wither, giustamente, se no non c'aveva senso. Però è molto figa come cosa, perché veramente mette in difficoltà il nemico e ci sta. Ragazzi, questi nuovi lucky block, ora non dico che siano chissà che cosa, però potrebbero essere interessanti, soprattutto per variare qualcosa, perché ogni volta da mesi era sempre la solita roba, quindi ogni tanto cambiare ci può stare. Qual è il problema? E che sembra che da quando hanno dato queste cose qui al server la mia fortuna se ne sia andata. Infatti ragazzi non sto più trovando nulla di interessante. Cioè l'armatura... ok. Va bene, ok, l'armatura su come l'ho chiesta me l'ha data, quindi sto zitto. Però il piccone dov'è? Questa è un'altra spada lezza, il destracto, molto interessante, questo è veramente buono, anche se per il momento non mi serve. Il piccone forse me lo posso craftare, ho trovato la melopi e due volte i diamanti di seguito. No, ok, allora, forse la fortuna non se n'è andata, infatti ho appena trovato l'Ender Pearl. Ho trovato questa qui, ragazzi, questo so cos'è, è una fumogena, è molto figa, perché praticamente veramente il nemico non ci vede, è una cosa bellissima. E io però non ho la legna, quindi il piccone non me lo posso craftare. Questi cosa sono? Sono cani strani, sono il branco di Charlie? Se, ma what? Veramente il branco di Charlie? Non ho detto, dai, ho letto male, non può essere veramente il branco di Charlie. E invece lo è, così, ok. Chissà, magari mi aiutano anche contro i nemici, non lo so, un altro fumogeno ho trovato. Fumogeni, ragazzi, vorrei farveli vedere perché sono veramente ganzi, però... questo cos'è? Ma mi attacca? Sì, mi attacca, e lo butto lì su. No, vabbè, è rimasto lì, che se ne frega. Piccone, un po' di legna, un qualcosa, è l'unica cosa che mi manca, dai, non sto chiedendo tantissimo. Ok, mi ha dato... ok, la legna, va bene. C'ho anche un'accetta, ce l'avevo, sì, eccola qua. Quindi riesco a prendere un po' di legno così ed è proprio perfetto. Ora... ho tutto, perché... sì, ho tutto. La legna dov'è? Eccola qua. Mi devo craftare intanto una crafting table. Ok. No, cosa sto facendo? Devo piazzare per terra, ovviamente. Poi mi faccio degli stecchini e mi ci faccio subito un picconcino di quelli tattici. Ok. Me lo metto al posto dell'arco normale. L'arco spettrale lo metto qui. Il fumogeno di qua e la melopi potrebbe servire. La metterò a questa parte. I blocchi... ma sì, mi servirebbero anche i blocchi, in effetti. Ok, così va bene, così il mio inventario è perfetto. Allora, l'enderpearl però... l'enderpearl le metto al posto della spada questa qua, ok. Ma il rosso, ragazzi, il rosso è senza vita. L'hanno quasi ucciso. E mo? E mo? Che si fa? Vabbè, lo finisco io. No.
Ok, eliminato, eliminato. Tu cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Vai via, vai via, vai via, vai via. Ragazzi, ok, mi ha ucciso, ma non è un grosso problema. Allora, avessi avuto la spada, quella stroppi, ce l'avrei fatta tipo subito. Però non ce l'avevo dietro, quindi pace. Allora, lui cosa vuole fare? Ragazzi, non so se lui si vuole tippare da me oppure no. Però se si vuole... What? Perché? Perché? Ah, io... Ma che è impazzito? Mi sta lanciando i cosi qua. E guarda che cosa ti lancio. Io ti lancio gli scheletri. E mo? Come la mettiamo? Te li faccio spawnare dietro. Ragazzi, io non capisco come sia possibile che quello sia arrivato lì. Perché se il rosso non c'è, cioè cosa vuol dire che è arrivato l'altro nell'isola del rosso? Perché è arrivato nell'isola del rosso? Non c'aveva senso come cosa. Perché o non è passato da quell'isola lì o è passato da una... Oddio, c'è l'altro qui, c'è l'altro qui. Ok. Vabbè, io ti uccido così. Subito, shottato. No, no, no. Ha fatto spawnare queste cose qui, lui mi sa. Ok, quindi vorrebbe attaccarmi sia da destra che da sinistra. Non mi piace per niente questa cosa, non mi piace per niente e non so nemmeno come risolvere. Allora, intanto potrei bardare il pezzettino sotto con l'ossidiana e non sarebbe già una mossa brutta questa qui. Quindi intanto metto l'ossidiana qui. Poi c'ho una Melo P, c'ho un pochettino di cose che sembrerebbero interessanti e... Ok, ho trovato il piccone che non mi serviva però, si trova, non è male. Vediamo, io mi uccido perché non ho nulla, non ho vita, quindi tanto vale uccidersi. E guardo un pochettino le isole da sotto. Allora, laggiù c'è il verde, vabbè, lo sapevo che c'era il verde lì. Però, ma io non so di chi è che mi devo preoccupare, raga, non lo so veramente. Intanto vado nell'isola di questo qua, ok, e prendo i diamanti. I diamanti che, ragazzi, ovviamente sono utilissimi perché mi ci posso fare full diamond. E non è affatto male come cosa, soprattutto perché il diamante a quello di prima non gliel'ho mica preso. Quindi, perché ovviamente sono arrivato lì e avevo già fatto tutto gli altri, quindi niente. Mi prendo anche questo diamante qui e poi attacco il nero. Che oltretutto il nero ha anche un altro diamante nella sua isola. Perfetto, ragazzi, perfetto veramente. È appena morto, quindi, e nella sua isola. Io spero non mi attacchino dall'altro lato, però sarebbe una cosa abbastanza devastante. Ora, vorrei anche farvi vedere l'utilizzo, ma ragazzi lui non mi ha considerato minimamente, quindi niente, ok, mi ha visto, non mi ha visto, sì, io penso mi abbia visto, come si fa? Dai, vieni qua su, vieni qua su. No, cosa ho fatto ragazzi, cosa ho combinato, cosa ho combinato, ok, ok, ce l'ho fatta risalire, non lo so, ho fatto un po' una mossa a caso, ma mi ci posso bardare violentemente dentro, quindi facciamo subito così. Allora, ce la farò, non ce la farò, non ne ho la minima idea, ragazzi, però ci si può provare. Allora, lui avrà bardato... no, ragazzi, lui ha bardato un pochettino a caso. Ok. Però io più o meno riesco a ucciderlo un pochettino. Quindi proviamoci subito così di cattiveria. Non so lui dov'è. Ok, blocchettino tattico qui e si elimina. Perfetto. Dovrei tornare nella mia base, dovrei attaccare il giallo, non lo so. Io c'ho anche un distratto, se non sbaglio... Ma non ne sono sicurissimo. E provo ad attaccare il giallo qua. Ok. No, no, no. Mi sa che mi ha visto. Mi sa che mi ha visto. Allora, fumogeno. Ho lanciato il fumogeno, ragazzi. Guardate che figata che è il fumogeno. Ora, lui non aveva bardato invece. Che top. Guardate, ora voi da qua non vedete nulla. A dire vero, lui da fuori non vede nulla soprattutto. Quindi non sa nulla di quello che sta accadendo. Ed è spettacolare come cosa, veramente, perché non si vede assolutamente nulla proprio. E infatti non riesco a vedere dove sono i blocchi. Cioè, io più o meno sì li sto guardando, però non ci sto capendo molto, ma in teoria sì. Vediamo, vediamo se ci riesco. Ok, ragazzi, con la tattica del fumogeno si va a vincere e... No, 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 no. Questo qui subito da me arriva, subito da me. E l'arancione, però è l'arancione, quindi andiamo direttamente da lui. Io spero sia l'arancione quello che si è tippato ora, perché almeno se lui, penso sia andato da me. E se è andato da me, ce la faccio prima io a ucciderlo. Forse, forse però. Ok. Intanto li sto levando questi pezzettini qui, ok. Li levo tutto lo strato di sopra. È tutta raffica, ragazzi, li stiamo facendo. No, non era l'arancione, ragazzi. Ora lui mi elimina un po' di vita. Comincerà a eliminarmi, ragazzi. Eccolo, eccolo, eccolo. Mi devo uccidere, mi devo uccidere. No, sono incastrato qui. Sono incastrato. Dai, allora. Non ho molta vita. Allora, io ho la spara potentissima. 57, 54. Mi sta calando, mi sta calando. Dai, 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 dai. Ok, ok. Ragazzi, eccolo qui. Eccolo qui. Ah, mi basta un colpo a me per ucciderlo, un colpo. Dai, allora. Su come spacca questi, ce la dovrei fare in teoria. Vieni qui. Vieni qui. Spaccane uno. Dai, spaccane uno, a tua scelta, eh. Dai, vieni qui.
Sì, vabbè, hai tirato il fumogeno, e ora? Ragazzi, questo qui? No. Dai. Ragazzi, no. Vabbè, si è barrato lì dentro, praticamente, si è barrato lì dentro. Vai, se spacca questo è morto, spacca questo è morto. Quindi io sto qui a spammare. Cioè, sei lì. E quindi? Ha mangiato la Melo P. Ora lui spaccherà quello e io l'ho shottato, perfetto. Perfetto, ragazzi, perfetto. Allora, così ha sprecato anche la Melo P. Che cosa veramente spettacolare. Allora, intanto mi bardo tutto qua perché devo per forza. Se no mi ammazza tipo tantissimo. E che casino però, che casino veramente. Questa non doveva succedere come cosa, ragazzi. Il viola che veniva da me. Io l'ho detto perché quello lì ho detto forse il viola, ma non ero sicuro perché speravo soprattutto fosse l'altro. E quindi la cosa mi ha un po' destabilizzato. Da questo punto, ragazzi, siamo veramente rimasti in pochi. Ed eccolo già qui. Quindi mi ha shottato anche lui, mi ha shottato anche lui, ma che me frega perché tanto io vado qui e lo butto di sotto appena posso. Ok, no, sì, perfetto, è andato di sotto, è andato di sotto. Ora, il viola dovrebbe essere da questa parte. Io cos'ho qua di buono? Ma io ho 5. Ma quanti diamanti sono questi qua? Ma Dio mio. Ok, riesco. Io non so che armatura ho, ragazzi. Ok, quella lì buona. Quindi devo fare le scarpettine e il cappellino. Ok. Ok, i pantaloncini alla fine ce l'ho decenti, quindi non mi servono più di tanto. E dovrei andare bene così. Il destratto lo metto di qua. L'arco non mi serve. Queste robe qui non mi servono a nulla. Arco spettrale sono cazzate. Ok, perfetto, così posso attaccare. Il viola è morto, nella sua isola, quindi. L'altro non so minimamente dove sia. Quindi il viola non ha barato nulla, però. Attenzione, attenzione. Ce la posso fare oppure no? Non lo so io, non lo so. Bomberissimo, ma cosa vuoi fare, bomber? C'ho l'ender per lì, eh. C'ho l'ender per. E mo? Volevi, eh? Sì, convinto. Guarda, un bel fumogeno lì tattico. E poi. Ti butto lì sotto appena posso. Sì, ma. No, le ragnatele. No, mi ha shottato, fa la spara potente lui. Vabbè, ma così la spreca alla fine. Perché io ci torno easy comunque. No, distratto su di me, distratto su di me. Ragazzi, attenzione, devo scappare. Non so però chi è stato, forse è stato. Sì, ragazzi, è stato l'altro. E vabbè, io sono qua su ormai, sono qua su. Li spacco intanto il blocco. No, ok, sono già da me. Dov'è il tipo? Cos'è quella roba? Cosa sta succedendo? Oh, mi ha raccattato. No, ragazzi, è qualcuno che sta lanciando le cose. No, dai, ma. Sta continuando a lanciare questo robo qui. Ora mi chicca per il. Ora mi chicca per fly. Ora mi chicca per fly. Ora mi chicca per fly. Ok, non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Però figa, ce l'ho tutte e due contro così. Cavolo, ti pareva che veniva da me anche questo? Dai, ovviamente. Ovviamente. Come lo contrasto? Non. Non posso. Lo posso buttare di sotto? No, non ci credo. Dai, allora. Non ci credo. No, no, ha vinto, ha vinto. Non ci posso fare nulla. Non ci posso fare nulla. Assolutamente. Ok, allora, non posso più fare nulla, cioè, mi ha lasciato un blocco. E cavolo, mi ha lanciato il mondo addosso, veramente mi ha lanciato il mondo. È un casino, è un casino. Hanno messo delle cose un po' troppo OP, quella cosa lì mi sembrava un po' troppo sgravata. E comunque ovviamente il viola ce l'avevo io, lui è venuto da me. Mentre attaccavo il viola e ovviamente non sono riuscito a fare nulla. Qua mi devasta tantissimo. Non so nemmeno se se n'è andato ok laggiù. E lui ora si. Se io vado laggiù e lui si tippa qui, però questo è il problema. Cioè, ok che sono un po' ritardato, però. Così tanto, non tanto. Ah, ok, si è ucciso, si è ucciso. Però io comunque se me ne vado c'ho il viola. C'ho il viola se me ne vado. E come cavolo faccio? Cioè, sono destinato a morire io. Sono destinato a morire in poche parole. Beh, io provo a ucciderne uno perlomeno, anche se la vedo un po' impossibile come cosa. Il viola ha 100 di vita, quello lì ha 36. Provo a prendermela col viola che ha 100 e. Ci sarà veramente poco da fare, veramente poco. Però vabbè, ci si può provare. Allora. Intanto, lui dov'è? Eccolo qui. Muori, schifoso. Vabbè ragazzi, io in teoria ho la Melo P, quindi un pochettino dovrei sopravvivere. Però. Dio mio però, Dio mio, ecco però cosa. Ok, allora. Ho anche finito i cosettini. Dov'è lui? Eccolo qui. Cosa vuole fare? Vabbè, io salgo, eh. Guarda che io me ne vado qua su, eh.
Dai, vieni, vieni. Ma c'è anche l'altro qui, che top, che top. Quindi lo tengo distratto. Ragazzi, questa qui è una cosa veramente toppissima, perché lui effettivamente ha fatto il lezzo, perché quando io attaccavo uno, l'altro attaccava me, quando attaccavo l'altro c'è l'altro che mi attaccava, quindi perfetto. Allora, facciamo team, dai, facciamo team, perfetto, dai, e... dai, no, non l'ho eliminato, ha 3 di vita, ha 3 di vita. Devo subito andare lì a uccidere, ragazzi, non c'aveva nulla. Non c'è, cioè, io in verità l'ho spaccato perché il rumore l'ho sentito del blocco che si rompeva. Però non so per quale motivo ogni volta non ci muore mai quando succedono queste cose. E bello mio, tu lo stai guardando. Però io so dov'è. No, e là, volevi lezzo. Cosa fa? No, cosa fa? Vabbè, guarda che torno, guarda che torno, non è quello il problema. Ops, sì, ops. Guarda come torno subito. Alla fine sapete una cosa, lui non ha bardato. Io so da chi andare alla fine, lo sapete. Cioè, ma chi me lo fa fare di andare veramente dal viola? Se poi quello messo meglio di tutti è giallo. Ora, però, se in base sua giallo... cosa ha fatto questo? Ha fatto tutto il ponte. Ok, non è in base, non è in base. Perfetto. Perfetto. Allora. Però è appena morto. È appena morto. Mi sente? Se non... sono shiftato in questo momento. Lui mi sentirà sicuramente, vabbè. Ok, così, così va bene. Così va bene. Ora io piano piano mi metto a scavare, sperando che non arrivi da me. Ma no, ma... ma chi è questo qua? Ma che cazzo... questo è il giallo che è morto. Ma che cosa sto facendo? Ma lui c'ha il ponte qui, però. Lui c'ha il ponte... ma lui... cioè, ragazzi, voi mi state dicendo che... sono morto! Cioè, no, allora, io, ragazzi, mi sono reso conto di una cosa. Cioè, prima c'era l'arancione che era venuto ad attaccarmi. Però qua c'è il viola, quello, il viola morto, e laggiù c'era il viola vivo. Perché l'arancione è venuto da me a uccidermi? Se poteva benissimo andare dal viola. Cioè, io questa cosa qui non l'ho capita. Comunque, vabbè, mi ha ucciso il viola alla fine, perché io ho fatto il giro di tutte le isole, perché non pensavo nemmeno fosse qua. Cioè, se no, col cavolo che è andato laggiù in fondo. E comunque, boh, vabbè, non c'è molto da dire. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video lezzissimo vi sia piaciuto. Più che altro, ragazzi, vi ho fatto vedere delle cose nuove. Non so se ce ne sono anche altre che non ho visto nuove, ma non lo so. Purtroppo non abbiamo vinta, non ce l'abbiamo fatta. Comunque, appunto, spero che vi sia piaciuto. E quindi, ciao a tutti.